Buongiorno a tutti, sono felice di festeggiare questo esordio perché è un esordio, insomma, in comunicazione, è un esordio in film, è il primo film di Pasta Felicia, l'abbiamo visto in TV proprio lo scorso sabato e oggi siamo qui per parlare, insomma, di tutto il progetto. Partirei immediatamente dando la parola a Francesco Andriani. Intanto, perché avete sentito l'esigenza di comunicare così? Perché ricordiamo, insomma, avete scelto come testimonial la Marcuzzi, un film di Mainetti, 6.14 la vostra agenzia, Black Ball la casa di produzione, ma dopo parliamo con la squadra, partiamo da voi, dal brand. Il nostro debutto in TV è il risultato naturale di un percorso che si è avuto del nostro brand, perché noi negli anni dal 2015 comunque siamo sempre stati pionieri di un nuovo modo di consumare un prodotto tradizionale, quello che è la pasta, un rapporto con il consumatore, con il nostro consumatore ben consolidato. Quello che mancava era appunto un piano strategico del brand, che abbiamo costruito insieme a 6.14, dove abbiamo delineato una linea strategica di comunicazione partendo dalle basi, dal brand book, dal posizionamento, sino al restyling del pack. Questo ci ha dato modo anche di mantenere una coerenza tra le varie attività del nostro brand. Nel piano strategico, in effetti, si è voluto ampliare quello che è il nostro target di consumatore, perciò comunicare, parlare a più personas. Abbiamo creduto che sia il nostro brand, sia la categoria dei prodotti in cui operiamo è matura. Un lavoro di squadra, un lavoro iniziato tempo fa. E tra l'altro, insomma, ricordiamolo con un payoff che alimentiamo l'ottimismo. Ci racconti come è nato tutto il ragionamento su questa marca? Il ragionamento nasce dalla necessità, se vuoi, di far conoscere il brand a una più ampia, diciamo, scala di consumatori, portarlo dal consumatore, diciamo, che conosceva Felicia al consumatore che viceversa stava cercando sia un brand nuovo che un mercato nuovo, okay? Perché qui stiamo parlando poi di un mercato che si sta creando in questo momento, che è molto innovativo. E la pasta felice è una pasta in questo senso molto innovativo, per cui la ricerca di questi, come diceva Francesco, di questi nuovi target di riferimento ci ha portato a definire un piano strategico che abbiamo poi cristallizzato in questa visione dell'alimentare l'ottimismo, che è, diciamo, il posizionamento che ci stava a cuore in questo momento. Ci ha permesso così di creare un dialogo e di sviluppare una campagna che rispondesse alle curiosità, alla ricerca di questi consumatori che non sono soltanto C10, ma addirittura sono gente che parte da un trend, però per scoprire una nuova frontiera del gusto, una nuova frontiera del consumo, perché in effetti si parla, come dicevo prima, di un mercato che ancora non ha delle modalità o delle regole ben delineate. Perciò questa ampiezza di offerta che Felicia propone, abbinata a questa ampia necessità del consumatore, ci ha portato poi a creare la campagna con Lorenzo, con Black Ball, che è una campagna, se vuoi, complessa, perché abbiamo avuto tantissime cose da raccontare in un solo film. Abbiamo parlato di mercato, di atteggiamento, di consumatori, insomma, e di prodotti, no? Per raccontare un unico brand. Per cui diciamo che è stato un lavoro strategicamente molto curioso, molto interessante per noi, perché insieme al team di Felice abbiamo ripensato a questo nuovo mercato. Lorenzo, voi avete vinto la gara e lo diciamo sempre, insomma, quanto è importante lavorare insieme, lavorare in team, anche perché appunto qui hai scelto poi un testimonial, avete scelto un testimonial come la Marcuzzi, un regista come Mainetti e un crafting che insomma rende onore a tutto quello che c'era da raccontare per un brand che esordiva, quindi ancora più difficile. Il progetto era piuttosto sfidante e complesso perché aveva una poliedricità di elementi da mettere insieme non facilissimi. Tra le proposte di regia, Gabriele era quella ovviamente premium che abbiamo presentato e ritengo che abbiano avuto coraggio perché era comunque più onerosa delle altre proposte, perché ovviamente Gabriele si porta dietro un indotto
impegnativo, ma il risultato è premium come quella che era l'ambizione del brand e dell'agenzia, di fare un lancio che fosse a tutti gli effetti notevole e notabile, no? E Gabriele ha avuto la capacità di mettere insieme quegli elementi che ha menzionato prima Luigi in una maniera molto efficace e soprattutto è riuscito a instaurare una relazione con Alessia che è stata funzionale a un set che è andato via fluido come un foulard di seta e il risultato è evidente. Non era un film facile perché era un film che doveva raccontare tantissime cose con lo split screen su una categoria di mercato che è estremamente affollata e sempre presente, e quindi dare un carattere distintivo a un prodotto che è in un ambito di mass market ma che non è mass market, perché il brand non lo è per niente, era sfidante, ma mi sembra che il risultato sia più che buono e arriva al punto. Per rispondere al team, all'idea di team, la cosa straordinaria di questo set è stato che non ci sono state, come dire, sovrapposizioni, piedi schiacciati da altri piedi, ma abbiamo lavorato veramente in un'ottica di team e cliente, agenzia, casa di produzione, regista, tutti tesi verso il medesimo obiettivo nel rispetto dei singoli ruoli assoluto. Quindi grazie Luigi, grazie Francesco. È un altro, insomma, dei temi che cavalchiamo spesso e volentieri, il fatto di rispettare i ruoli e le professionalità e la capacità reciproche in nome poi del risultato finale. E adesso Luigi, insomma, cosa vi aspetta in questo rapporto che prosegue con Pasta Felicia? Tutta una serie di progetti strategici, ovviamente, perché ormai abbiamo imparato a ragionare prima dal punto di vista strategico, per cui ogni progetto cercheremo di connotarlo strategicamente e rafforzare, no, questa personalizzazione del rapporto, perché comunque 6.14 come agenzia è molto bespoke oriented, entriamo proprio in casa, di fatto noi siamo ci sentiamo di casa quando andiamo a Gavino in Puglia, proprio questa ricerca di creare una partnership molto stretta, conoscere non tanto Andriani come cliente, ma Andriani come persone con i quali poi stringere poi un rapporto che va in profondità in quello che può essere la relazione che sconfina poi nella relazione personale. Questo ci aiuta a capire meglio sia il progetto che il mercato, perché impariamo, io ogni volta che faccio un viaggio, che faccio una visita a Gravina, imparo delle cose nuove e che mi sono molto utili, perché poi mi permettono di esprimermi o comunque di fare esprimere il nostro team nel modo più efficace, appunto, per dare le migliori soluzioni. E ovviamente si genera molto entusiasmo, perché sai, far parte di un team, condividere questa interazione a livello così stretto, vedere questi risultati. Tu parlavi di debutto prima, Lorenzo parlava proprio di collaborazione. Beh, anche per 6.14 comunque è stato un debutto, per cui io ringrazio sia Francesco della fiducia che ci ha dato e Lorenzo poi per il supporto che ci ha dato. Puoi immaginare con quanta fiducia e quanto è stato importante acquisire la fiducia di una casa di produzione che sai che si è messa la tua stessa casacca e ha lavorato con te, per te, per il tuo cliente, e in un momento proprio dove ci sono delle tensioni, che ogni tanto sono le tensioni che toccano a chi debutta, no? Io per concludere mi piaceva fare una domanda un po' a tutti, no? Per taluni Lorenzo magari era già successo di vedere concretizzato in un 30 secondi un brand, ma magari per Francesco Andriani è la prima volta che si vede rappresentata, insomma, la sua storia, quello che vuole essere per i consumatori in un film, e appunto Luigi, anche per te è la prima volta che lavorate insieme. Cosa si prova? Insomma, cosa avete provato quando l'avete visto finito? Innanzitutto, noi come azienda comunque abbiamo a che fare per tante altre attività, dal finanziario al consulenti tecnici, ci siamo sempre approcciati con delle professionalità anche internazionali elevate, no? Però
Per questo spot, quello che ci ha sorpreso, sia a me che a mio fratello, è la più elevata professionalità che abbiamo incontrato. Cioè, non ci aspettavamo tanta professionalità, dal direttore della luce al direttore di regia, all'aiuto regia, era un qualcosa per noi tutto nuovo, perciò quasi non abbiamo avuto tempo per farci un'idea, perché eravamo lì a goderci il momento, a goderci la novità. Poi quando si vede tutto concretizzarsi, sono emozioni per tutta la nostra azienda, non solo per me o mio fratello, per tutta l'azienda, sono emozioni forti e belle. Grazie. Luigi? Io posso condividere con Francesco, anche per me è stato molto molto emozionante vedere poi il lavoro finito, oltre che diciamo la gratificazione professionale di vedere Francesco e Michele molto contenti e di vedere non solo loro, ma proprio tutta un'azienda che in qualche modo ha partecipato anche direttamente a questo grande, grande passo, no? Perché comunque quello che abbiamo cercato di fare è far fare un debutto all'altezza a un brand che sicuramente è all'altezza del mercato e probabilmente diventerà leader di mercato. Questo ci auguriamo tutti quanti. Per cui dal punto di vista nostro della comunicazione era l'impegno di comunicare queste ambizioni, che poi sono delle ambizioni naturali, giustificatissime, ottimiste, però anche molto positive, attraverso poi tutto questo macchinario che si è acceso. Ricordo che peraltro la scelta di Alessia Marcuzzi è una scelta fatta da Francesco e Michele, dall'azienda, per cui vedi come in tutta questa collaborazione ci sono state delle scelte vincenti da tutti i protagonisti, per cui per me è una grandissima soddisfazione, sì, è un'emozione. Comunque, infatti, quello che dicevamo, no? Una collaborazione, tra l'altro, bellissimo questo concetto che insomma la comunicazione fa bene ovviamente non solo al business, al brand, ma anche alle persone che lavorano nell'azienda, no? Perché è motivante, crea comunque spirito di squadra e identificazione. Lorenzo, insomma, ti hanno fatto i complimenti e tu cosa, quando l'hai visto finito, insomma, che sei stato partecipe anche tu di questo lavoro, che hai pensato? Allora, io posso dire che è stato molto gratificante tutto il processo perché ho visto che c'era un coinvolgimento emotivo anche, non solo professionale, da parte dei giocatori in campo, e questo mi ha spronato a dare qualcosa di più, tenuto conto anche che Luigi è più che un amico per me, e quindi mi sentivo anche molto responsabilizzato in questo senso, e ho dato tutto quello che potevo dare, anzi qualcosa di più. Io devo ringraziare Gabriele, si ha sempre un po' paura di lavorare con determinati calibri perché si teme che ci sia un impegno un po' mercenario in un certo senso, e invece Gabriele è una persona di un'integrità straordinaria e l'impegno profuso da lui, da Emanuele Zarlenga, da tutta la squadra artistica è stato sensazionale. Il clima sul set che Gabriele ha saputo gestire è stato incredibile, tenuto conto che c'era una quantità di gente, perché era una produzione grossa, una produzione importante, ed è stata una vera emozione quando l'ho visto finito. Avevo intuito che stesse venendo particolarmente bene, ma sono doppiamente felice perché so che sia Luigi che l'azienda di Felicia e i fratelli Andriani in primis se lo meritano in tutto proprio e per tutto, e mi auguro che sia veramente un grande successo. Io vi ringrazio, è stato un piacere fare questa chiacchierata, tanto insomma mi piace perché devo dire che anch'io faccio molte interviste, no, professionali, e guardiamo sempre gli aspetti magari più tecnici, più legati alle strategie, però insomma quello che poi emerge fa la differenza in effetti è sempre la passione, il coinvolgimento e l'emozione che il coinvolgimento sa generare, e voi l'avete dimostrato con le vostre parole e con i fatti del film.